Salve a tutti dalla vostra dottoressa Subacchi, questo video solo per augurarvi una buona e felice Pasqua a voi e ai vostri cari e per darvi qualche consiglio per mantenere i chili che avete perso in questi mesi. Innanzitutto godetevi le vacanze pasquali, godetevi la Pasqua e la Pasquetta, anzi forse la Pasquetta potrebbe essere un'occasione per smaltire il pranzo di Pasqua effettuato il giorno precedente, quindi passeggiate in mezzo alla natura, in mezzo ai campi, e cercate di muovervi il più possibile. Alla fine di Pasqua verrà registrato un nuovo videomessaggio proprio per la remise in forma, quindi per darvi dei metodi di disintossicazione e di dieta disintossicante. Approfitto dell'occasione per mostrarvi in anteprima il mio libro, La dieta secondo le intolleranze alimentari. Non è un libro di cucina, ma è un libro che vuole rappresentare, vuole mostrare tutti i metodi diagnostici e tutte le soluzioni per chi soffre di allergie e di intolleranze alimentari. Una guida utile proprio per chi ha queste problematiche di respirazione, ha queste problematiche di asma allergico o problematiche anche legate a un malessere di cui non sa venirne a capo. È un'utilissima guida con indicazioni anche dal punto di vista nutrizionale, esempi anche di alimentazioni e alla fine troverete una serie anche di ricette per gli intolleranti e per gli allergici. Per chi di voi volesse acquistare un'utilissima copia di questo libro può direttamente contattare al sito www.aliacollus.org oppure potrebbe scrivermi una mail a annalisasubacchi@hotmail.com o mi contattate direttamente sul social network Facebook alla voce Lisa Nutrizionista. Ciao, vi aspetto numerosi, al prossimo tutorial! Tengo que dar